Per noi la delimitazione e la istituzione del parco geominerario e la creazione di un museo della pietra, della lavorazione della pietra pomice diventano priorità nel nostro programma paesaggistico e culturale. Ecco perché abbiamo fissato un cronoprogramma nel corso del vertice che tenteremo di rispettare con il massimo rigore. Apporremo il vincolo all'area, un vincolo etnoantropologico, affronteremo con il curatore fallimentare tutte le questioni legate ad una possibile acquisizione dell'area, avendo noi come regione diritto di prelazione, e nel frattempo bisogna predisporre, d'intesa con il comune di Lipari, un piano di interventi per prevedere anche uno sviluppo dell'area, perché il parco non sia mummificato ma diventi anche un'occasione di crescita. Daremo incarico per realizzare il progetto del museo, ci avvarremo di competenze già consolidate, individueremo la possibile risorsa necessaria che potremo utilizzare attingendo ai fondi POC della nuova programmazione. Insomma, abbiamo la ferma volontà di dover recuperare questo straordinario angolo dell'isola che appartiene alla storia di questa comunità e al tempo stesso creare occasioni di crescita e di sviluppo compatibili con la sacralità del luogo.